Il Grande Fratello sospeso da Mediaset, la decisione che coglie di sorpresa tutti quanti gli spettatori, cosa andrà in onda al suo posto? Nemmeno un mese dal via e anche questa edizione del Grande Fratello ha subito catturato l'attenzione di milioni di spettatori e di tutto il web, il mix tra VIP e NIP sembra funzionare a meraviglia e i concorrenti attualmente nella casa più spiata d'Italia stanno proponendo tantissime dinamiche. Di puntata in puntata, in molti si aspettano di vedere lo sviluppo delle prime storie d'amore, così come di certo non mancheranno le polemiche, al centro di tutto. Comunque, gli inquilini con le loro vite e i loro sentimenti, con la volontà del programma di mandare messaggi di incoraggiamento e trattare importanti tematiche sociali e umane attraverso il messaggio dei suoi concorrenti. Per il Grande Fratello 2024 si prospetta dunque un'altra cavalcata trionfale da qui a marzo, anche se a breve si troverà costretto ad una sospensione imposta da Mediaset. Ecco quando e perché il reality show non andrà più in onda, signorini dovrà per forza di cose fare i conti con questa particolare decisione. Grande Fratello, la sospensione imposta da Mediaset, ecco quando e perché il reality show subirà lo stop. Il cambio sembra essere ormai deciso da parte di Mediaset. A quanto pare, infatti, Alfonso Signorini dovrà adattarsi alla decisione presa dai vertici della rete e prendersi un giorno di pausa, a partire dal prossimo 10 ottobre, infatti, il reality show lascerà l'appuntamento del giovedì a Endless Love, soap turca che sta appassionando tantissimi spettatori. Con una media di circa 2,2 milioni di spettatori ogni giorno, sia per quanto riguarda gli appuntamenti nel daytime sia nelle prime serate, le vicende di Kemal e Nian avranno dunque spazio di giovedì, invece che di venerdì, lasciando al Grande Fratello un solo appuntamento settimanale. Sia in daytime che nella fascia di prime time. Non di certo un dramma per il programma condotto da Signorini, che avrà così più dinamiche da raccontare durante l'unico appuntamento settimanale, previsto come al solito di lunedì sera, e catalizzerà tutta l'attenzione del pubblico su un'unica serata settimanale. Di venerdì sera, invece, andrà in onda la seconda stagione di Storia di una famiglia per bene, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.